Ho solamente 24 ore a partire da adesso per spendere 1 milione di gemme. Dato che sono una brava persona, ho deciso di regalarle tutte quante ai miei amici. E ovviamente le darei tutte a me, vero Best? Allora facciamo così, Conti. Sti do 10.000 gemme che hai vinto adesso. A partire da ora sono tuoi, zio. Grande, allora dammi tutti i soldi che hai e dammi le gemme ora, in questo momento. Però con una piccola complicazione, perché ovviamente non è che posso dartele così gratis e basta. Infatti ogni volta che ti becchi un cazzotto da parte mia perderai 1000 gemme, zio. Stai attento a non farti prendere. Quindi mi stai dicendo che devo scappare per tutto questo round? Va benissimo. Sì, solamente se io non muoio prima. Zio, aia, attenzione, aspetta. Non farti prendere mai. Prenditi sto calcio, Besto. Guarda che infame. Tu hai svegliato Shazam, fratello. Hai svegliato l'era degli dei. Adesso muori in 2 secondi. No, 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 no. Contins, devi correre, devi scappare da Best perché è un brutto ragazzo. Corri. Beh, che sono un brutto ragazzo, sinceramente sta cosa lo dici tu e basta. Ma signori, andiamola a beccare perché non è difficile. Lui non è così tanto bravo come sembra. Cioè comunque sa fare i salti, le scorciatoie, i trick, tutto quello che volete. Ma per noi non è un problema questo. Se stai un attimo fermo, anzi, penitenza, se non stai fermo per 10 secondi perdi 2000 gemme. Ma perché questa cosa? Dai, mi stanno tremando le gambe. Perché le regole le scrivo io. C'ho i milioni di gemme, ce l'ho io e non ce l'hai tu. Quindi zio, devo spendere in 24 ore. Tranquillo che alla fine te ne dovrò donare un sacco. Becca di sto cazzotto però. E meno 1000 gemme per lui. Ma dai, ma mancava un secondo, ma non ci posso credere. Allora Contiz, devi ascoltarmi bene. Tu devi stare lontano da questo pagliaccio col naso rosso. Mi spieghi perché parli in terza persona? Scusa, cosa? Non la capisco molto, sinceramente, signori. Comunque, questo qua è il counter delle gemme. Come vedete, per adesso ne abbiamo spese davvero pochissime. E dentro solamente 24 ore dobbiamo spenderle tutte quante. Quindi Contiz, alla fine te ne dovrò dare un sacco a te. Ma soprattutto devo spargerle un po' in giro per il mondo, perché sono davvero troppe. Il piccolino, sta arrivando il pagliaccio a beccarti. Oh mio Dio, devo scappare, c'ho le gambe che mi stanno tremando. Non puoi scappare la notte di Halloween. No, 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 Best, ascoltami, sto un po' leggermente caccando sotto, quindi potresti parlare normalmente. Ti stai inquietando per la mia voce per caso? No, mi sta inquietando la tua faccia, perché mi fa molto paura, non sai. Ok, va bene, stai zitto, zio. Invece di dire cavolate, adesso valgo anche i calci. Se becchi i calci, sei ufficialmente morto. Best, allora, dato che stai facendo un po' schifo, non mi stai prendendo neanche una volta. Io vado anche a vincere la partita e mi vado a prendere le mie 10.000 gemme. Puoi andare dove cacchio vuoi, fratello. Tanto quelle regole le scrivo io. Se io ti dico stai fermo adesso per 60 secondi, tu devi stare fermo per 60 secondi, fratello. Senti, Best, io ti voglio tanto bene, ma non ti sembra che 60 secondi sono leggermente troppi? No, tanto per farti squalificare, così non puoi vincere. Attenzione, perché comunque hai vinto solamente 7.000 gemme per adesso. E 3.000 sono già partite negli inferi più incredibili. Detto ciò, dobbiamo muoverci il più possibile, perché qua la gente prova a prenderci la vittoria, ma non ce la può fare assolutamente. Io ti aspetto qua davanti, piccolino. Vabbè, comunque, anche se mi dai tipo 5.000 gemme, a me va comunque benissimo. Non è che devi per forza darmi le 5.000. Allora facciamo che il prossimo pugno che ti becchi perdi 5.000 gemme. No, no, stavo scherzando. Vieni qua, piccolo. Vieni qua, Besta, piccolino. Qua siamo incastrati. L'ho preso pure io, Besta, sei un infame. Vabbè, io direi che a sto punto scendiamo alle 2.000. Te l'ho detto, non devi scherzare con me, fratello. Le regole le scrivo io. Ti becchi solamente 2.000 gemme e vediamo se almeno riesci a qualificarti. No, aspetta, spiegami questa cosa. Com'è possibile che ha vinto lui? Come cacchio hai fatto? Non lo so, però solamente per questa cosa ti do anche 1.000 gemme in più. 3.000 te le porti a casa comunque ed è solamente la prima sfida. In questo momento c'è questo piccolo streamer in live e ha 2 spettatori. Signori, gli andiamo a donare un pochino di soldi, ok? Un pochino di gemme, ci stai, Conti? Sì, ma tipo 100 euro vanno bene. 100 euro vanno bene, ma dobbiamo sfidarlo. Se li devi guadagnare. Ti sfido, se riesci a qualificarti per primo, dono 100 euro. Questo è il messaggio che io ho scritto in live. Signori, vediamo la sua reaction. Solo io l'ho visto? No, l'ho visto anche io. L'abbiamo visto anche noi, credo. Effettivamente, sì, siamo davvero noi. Siamo incredibili. Se riesci a qualificarti per primo dono 100 euro. Alla fine ha accettato la nostra sfida. Dai, si vede che è carico. Ce la può fare, signori. Può vincere proprio lui, il Leo incredibile nazionale. Gli doneremo 100 euro che corrispondono a 10 gemme per ogni volta che si qualifica per primo. E io non so te, fratello, ma voglio proprio dargliele. Posso dire una cosa? Io vorrei ovviamente che tu gli doni tipo sti soldi, così diventi povero. Ma il problema è che è ultimo. Lo so, beh, succede. Ma tanto a te cosa te ne frega, no? I soldi sono miei, li spendo io. Lui non sgancia mai un cacchio, anzi,
facciamo così. Ogni volta che lui non si qualifica proprio, sarai tu a dovergli donare 100 euro. Ci stai? Non c'ho soldi! Accetto la sfida. Ti prego, Leo, fallo per devi me. Devi farcela, zio. Devi assolutamente farcela qualificare. Anzi, no, devi farcela non qualificarti, così te li dona lui 100 euro. Dai, su, Leo. Vai, Leo. Ce la puoi fare. Non qualificare. E non è primo, e non è primo però, e non è assolutamente prima, quindi io i soldi non glieli devo dare per adesso. Comunque non sganciamo niente. Devo qualificarmi per primo, raga, voglio 100 euro assolutamente. È carico quest'uomo, zio, lo vedo che è pronto per la vittoria. Deve andare in nazionale italiana insieme a Spark, secondo me, si qualificherà assolutamente per primo, ci conto, eh. Non ti preoccupare, è un vero uomo, si vede, c'è anche il fantasma, quindi io secondo me potrei sì, vincere. Anche io sto, guarda, sto qua tranquillo, reclino anche la mia sedia, tra poco, bello tranquillo. Tanto solamente 1 milione di gemme devo spendere e ho 24 ore e basta per farlo, signori. Io non so come diamine riuscirò a sbaltirle tutte. Ma 1 milione di gemme, quanti soldi sono? Tipo 100 euro? Io non ti dico quanto sto shoppando per questo video, non te lo dirò assolutamente mai. Ma mi sa che tu invece mi dovrai dire quanto shopperai adesso che non ti sei qualificato. No aspetta, quant'è che gli devo dare mica 100 euro? Cioè stiamo a scherzare, era una burla. Gli devi dare 100 euro che sono il corrispondente di 10.000 gemme. Raga, conti, sta scritto grande, non ti sei qualificato. Ma che bambino? Ah, no, è veramente 100 euro, conti. No, no, raga, 100 euro. Signori, eccolo qua, è impazzito letteralmente. I soldi sono partiti. Grazie, Conti, sei davvero, grazie mille, sì, per il tuo aiuto. Sì, il mio portafoglio in questo momento sta piangendo, però sono contento. È una buona causa, signori. Stiamo aiutando un piccolo streamer che deve crescere sempre e sempre di più. Ed è questo che fanno le brave persone. Sei davvero una brava persona, Conti. Sei contento di aver donato questi 100 euro? Sì, probabilmente non mi vedrete mai più sul canale. Vabbè, dettagli, quando si sta sul mio canale si vincono e si perdono soldi. In questo caso, fratello, gli hai persi e ci godo davvero anche tanto. Andiamoci a qualificare, zio. E non si va a qualificare un'altra volta. Sono altri 100 euro, credo, eh. No, come? No, 100 euro, mamma mia. È partita pure quell'altra. Basta, non c'ho più soldi. Ma guarda, io potrei dirti anche che mi dispiace, ma non mi dispiace per nulla. Con tutti i soldi che mi hai fatto sganciare per queste maledette challenge da dare a te. E guarda che non mi si qualifica un'altra volta, ragazzo, eh. Guarda che non mi si qualifica un'altra volta ancora. E sarebbero 300 euro in totale se non si dovesse qualificare. Attenzione. No, Leo. No, Leo, ti prego, basta. Dai, Conti, sgancia sti soldi. Un'altra partita e che cacchio c'è? Altri. Può bastare, ma quello che lui non sa è che ogni volta che non si qualifica si becca 100 euro. Cioè, non so se l'ha notato, Contis, ma se lo avesse notato fa il 200 IQ di non qualificarsi mai. Sì, io voglio tanto bene a Leo, però ci tengo tanto ai miei soldi. E diciamo che magari io potrei scrivergli casualmente in chat che se non si va a qualificare si becca altri 100 euro. Ma dato che non sono un infame, non lo farò, signori. Vediamo se si va a qualificare per primo. Che nel caso invece gli dovrò dare io 100 euro. E no, non ce la fa nemmeno questa volta. Ma quanto mi dispiace. Direi che per adesso in questa sfida gli ha sganciati solamente Contins i soldi. E direi che siamo usciti leggermente sconfitti dalla scorsa challenge. Hai solamente il conto vuoto adesso, fratello, eh. No, vabbè, praticamente mi hai fatto spendere 300 euro. Ma ti voglio bene, vabbè, comunque. Ma spicciolini, cioè, nel senso, niente di che. Ma per te, best bastard, io non c'ho soldi. Sto scherzando. Comunque, quello che dobbiamo cambiare questa volta è semplicemente una cosa. Non possiamo toccare i colori della bandiera italiana, la nuova challenge incredibile più difficile del mondo. Sì, Bess, ma il problema è uno, è che prende tutte le mappe sono verdi e quindi perdiamo sicuramente. Non lo so, cioè avremo solamente questo piccolo problema che non potremo toccare ben 3 colori. E se io per sbaglio dovessi toccare uno di questi ti darò ben 10.000 gemme, zio. Ok, la situazione è molto più interessante. Sì, ma se invece tu dovessi toccare uno di quei colori sarei tu a dover dare 10.000 gemme a me. Signori, alla fine dei conti mi sa che 1 milione di gemme in totale non riusciremo mai a darle a nessuno. Cioè già adesso siamo a tipo 950.000, una roba del genere, non lo so sinceramente. Ma smaltirle tutte sarà impossibile, credo. Oh no, best. Oh sì, contessa, come no. Tocca al verde, piccolino, tocca al verde. Su, se no ti ci spingo io sul verde, brutto infame. Senti, se tu ci provi io veramente vengo a casa tua, prendo una foglia verde e te la spiaccico in faccia. Ragazzi, comunque, come al solito, Conti si dice delle cose molto sensate. Attento perché lì c'è il re.
pure il legno rosso. E se non sbaglio la bandiera italiana c'ha del rosso. Quindi non dobbiamo toccarlo, ok? La conosco la bandiera italiana, grazie. No! Vai, Joe! Che salvataggio! Salvataggio incredibile, perché ovviamente valgono anche le sfumature e l'acqua è tipo verde acqua, quindi... Allora, Oh mio Dio! Avevi quasi toccato il verde, brutto infame! Te l'ho visto! Che l'hai quasi toccato! L'abbiamo toccato! Zio, l'abbiamo toccato il rosso! Ma non vale, non vale! Invece secondo me è più che valido, zio. Quindi a questo punto tu devi dare 10.000 gemme a me, capito? E io non te li do a te. Scusa, perché tu non l'hai toccato? Io l'ho toccato, ma dato che faccio io le regole, chi se ne frega? Hai perso altri soldi tu! L'hai ritoccato, infame! No, vabbè, dai, a parte gli scherzi, te li dovrò dare anch'io, quindi siamo pari. Più o meno, nessuno shoppa nulla, nessuno. Ho un'idea! L'ho toccato di nuovo. Tu dai 10.000 gemme a me e io ne do 10.000, così siamo pari. Il problema è che stiamo toccando entrambi, cioè stiamo continuando entrambi a toccare questi maledetti cosi rossi. Quindi sarebbe meglio se magari stiamo zitti e ci concentriamo un attimo. Mancano solamente 3 persone, zio, che si squalificano. E non saremo proprio noi, vero? Devi morire! Ecco, devi morire, best bastard! Se ti un altro calcio del genere, ti arrivo a casa e ti faccio fuori, non so, il gatto, quello che hai. Attenzione, signori, rimaniamo con tantissime bombe, ma rimangono pochissime piattaforme. Chi vincerà alla fine? Solo i veri uomini vinceranno. Sì, e noi continuiamo. Ah! Attento, zio! Palle ovunque! No! Sono una femminuccia, ho perso! L'ha detto lui, non è che l'ho detto io. Si è autodetto che è una femminuccia. Signori, rimaniamo in due, ma quanto cacchio è combattuto sto round? Se vinci la partita ti do 5.000 gemme, anche se perdi. Sì, vabbè, tu che mi dai 5.000 gemme a me, non so perché, ma non ci credo. Comunque ho vinto la partita! Ho vinto la partita, zio, quindi altri soldi, dammene di più, per favore. E questa volta, zio, voglio esagerare. 100.000 gemme se dovessi vincere questo round. Se dovessi arrivare primo di me, anche se credo proprio che non ce la farai, zio. Io non riesco a smaltire le mie gemme se continuiamo così. Capisci che devo mettere in palio più gemme, se no non ce la faccio. Sì, frate, ma devi stare tranquillo, perché già ti ho recuperato, brutto best bastard. Infame, schifoso, assurdo, zucca. Stai ferma, per favore. No, ferma. Comunque questa zucca assomiglia un sacco a te, perché non c'è niente alla testa, c'è solo zucca. Io solamente per questa battuta non ti do nulla, vuoi vedere? Dopo voglio vedere un attimo chi sta qui a scherzare sulle battute dei pagliacci e delle zucche. Signori, ce l'abbiamo fatta per forza. Non andarti a qualificare. No, ti aspetto. No. Niente, signori, sei andato a qualificare prima di noi. Il Pierrone si porta a casa le sue gemme, ma chi se ne frega, là dobbiamo spenderle tutte. Best, già 100.000 gemme me le devi dare. Guarda, lì stiamo praticamente spendendo tutte, ma noi va bene così. E mi raccomando, anche voi da casa che state guardando questo video, lasciate un like, perché ogni like di questo video corrisponderà a una gemma che darò a uno di voi che si iscrive in questo esatto momento a caso. Quindi mi raccomando, fatelo tutti. Adesso voglio 500.000 gemme se vinco, 500.000 gemme per una partita? Ma sei scemo? Oh, vabbè, ma ci sta, non è tanto. Io voglio farti qualche piccolo calcolo. 500.000 gemme, non so quanti soldi sono, ma credo 5.000, una roba del genere. E tu li vuoi per una singola partita? Sì, ma non è un mio problema, quindi dato che i soldi sono tuoi, per me non c'è problema, dammi tutti i soldi che hai. Va bene, facciamo così. Però hai una piccola complicazione, non puoi toccare il verde. Cosa? Come la mettiamo adesso? Va bene, tocco solo il bianco, guarda come sono bravo. In teoria magari dovresti stare tipo qui al bordo. No! Che fallito, raga. Per fare l'esempio sono andato a morire, zio. Devi toccare solamente il bianco. Quello è vero. E ho vinto. No, best, ascoltami. Io ho toccato solo il bianco, l'hanno visto tutti. Conti, hai vinto ufficialmente 500.000 gemme. Mamma, sono ricco. Per l'ultima versione, fratello, siamo nella modalità incredibilmente horror di Stumble Guys. Tu non hai idea di cosa si tratta l'ultima challenge. Allora, non sto capendo, cos'è che devo vedere? Ah, tu semplicemente devi sapere che in questa mappa ci sono dei jumpscare. Solamente questo tu puoi sapere. E se per caso tu dovessi urlare con uno di questi jumpscare, perdi tutto quello che hai vinto per adesso. Mentre se riuscirai a vincere e non urlare, vincerai tutte queste gemme qua che vedi qua sotto. E avrò speso finalmente tutto il mio milione di quest'oggi, fratello. Posso chiederti una cosa? Posso prendere tipo un rotolo di scotch e non puoi farlo, non devi barare, così, fratello. Così non urlo. No, non me ne frega nulla. Guarda bene, anzi, spalanca gli occhi. Sto spalancando gli occhi, fratello. Sto guardando tutto. Andiamo avanti, signori. Devo tirare un pugno incredibile. Oddio. Cosa? Ma l'hai visto pure te? Io l'ho visto, ma non mi sono preso un infarto perché sapevo che sarebbe partito. Signori,
signori, è ufficiale che Contins perde tutto quello che ha vinto per adesso. Ma adesso voglio farvi una sorpresa, perché tutto quello che ha perso Contins lo darò a tutti quanti voi che state guardando questo video. Però dovete spolliciare il più possibile, perché per ogni like corrisponderà una gemma che darò a un iscritto di voi a caso. Ve lo ripeto di nuovo, quindi iscrivetevi tutti quanti, che è fondamentale. Detto questo, mi raccomando, passate anche dal canale di Contins, qua sotto in descrizione. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Bella regà.